Abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione, anche quando ha torto. Dopo aver conquistato pubblico e critica, l'ultima mostra di Venezia arriva nelle sale da domani, La zuppa del demonio, film di Davide Ferrario, che attraverso i materiali d'epoca conservati all'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa racconta l'utopia del progresso, che tra illusioni e disillusioni ha accompagnato la storia dell'Italia del Novecento. Si tratta di 100 anni di documentari industriali di tutte le più importanti aziende italiane. Abbiamo fatto parlare il film con le loro voci e le loro immagini, riservando al montaggio il compito di esprimere il nostro punto di vista di narratori, dice il regista. Godevamo, con pochissima ironia e molto compiacimento, delle luci che si accendevano e si spegnevano.